Marcello Benevento, avvocato della nostra città, esperto di civile e penale, impegnato da numerosi anni per il foro di Larino. Oggi è candidato, con la lista civica Termoli Insieme. Ecco, perché questa decisione, come è maturata? Indubbiamente è maturata perché il nostro candidato sindaco, l'avvocato Nico Balice, è una persona che ha tutta la mia stima, la mia fiducia e il mio affetto. Abbiamo condiviso un lungo percorso professionale insieme e quindi non ho saputo dirgli di no. Voglio assolutamente dargli una mano nel realizzare quello che è un suo progetto, è un progetto di tutta la coalizione ed è un progetto che sicuramente si pone nel solco della precedente amministrazione e che farà sicuramente splendere ancora di più la nostra città. Ecco, lei su che cosa vuole lavorare una volta in politica? Indubbiamente chi vive e chi ha vissuto questa città ha come obiettivo sicuramente il turismo, perché questa è una città che ha delle bellezze naturali, secondo me, incomparabili. E quindi indubbiamente è il settore che deve essere premiato dalla politica, sia comunale ma anche regionale, così come è e così come è stato nell'ultimo anno. Quindi indubbiamente il turismo è il settore di cui mi piacerebbe interessarmi e che sicuramente avrà l'interesse preminente della futura amministrazione, così come l'ha avuto quella della passata amministrazione. Questa è la sua prima vera candidatura, possiamo dire. Sì, non è proprio la primissima, ce n'è stata un'altra diversi anni fa, ma questa indubbiamente è la prima mia esperienza più sostanziosa, diciamo, ecco. Diciamo, maggiormente consapevole. Maggiormente consapevole, indubbiamente Ecco, maggiormente nei consapevole. giorni scorsi, la città è stata insignita della bandiera blu, ecco, un volano importante per il turismo in vista della stagione balneare. La bandiera blu conferma che quelle che sono le potenzialità della nostra città. È stato appannaggio della nostra città di Termoli per tanti anni, c'è stato un breve intervallo, ma è stata riconquistata. È un volano, deve essere un punto di partenza e sarà sicuramente per la nuova amministrazione che tutti ci auguriamo sia guidata dal candidato sindaco Nico Balice, sarà un punto di partenza su cui lavorare per portare, ripeto, a questa città a splendere sempre di più. Termoli, nonostante le grandi potenzialità, i monumenti, è sicuramente una città turistica, però c'è una pecca in particolare. I giovani spesso sono costretti ad andare fuori la nostra regione per poter avere un'opportunità di lavoro vera. Questo è un aspetto su cui la futura amministrazione dovrà lavorare perché bisogna dare l'opportunità ai giovani, ai ragazzi di non andare via, di restare nella nostra città, di lavorare e di avere opportunità, tutte le opportunità che meritano.